voi a Milano negli ascensori non vi disegnano quelle cose. No. Magari sì, ma da noi fanno più ridere. Okay. Teniamo meglio. 42. Ma è mai possibile che questa città non ti fa un invento di andare a contare? Dobbiamo capire cosa vogliamo fare da grande. Io penso un po' alla felicità, Fabio. Tu no? A proposito di ridere, una delle mie scene cult dell'anno è Lino Musella che disegna qualcosa sullo specchio dell'ascensore. E mi fermo qui per non rovinare la sorpresa. Una cosa geniale. Quanto è importante veramente riuscire a scherzare, soprattutto quando c'è la tragedia, che poi è una cosa anche molto del nostro teatro, dell'Italia proprio. Quanto è importante trovare lo scherzo nella tragedia? Secondo me c'è un lato comico, si può ridere quasi di tutto a questo mondo, anzi forse, come hai detto tu, per noi italiani è molto importante questo, l'ironia, soprattutto per il sud Italia, che ci salva spessissimo, e quindi sì, è una cosa raccontata anche molto, in maniera molto raffinata in questo film. No, sì, penso anche la stessa cosa, come diceva Marlon, del sud Italia sostanzialmente, molto, secondo me c'è una presenza maggiore di questo atteggiamento di, appunto, nella tragedia voler scherzare. Anzi, ricordo barzellette che mi raccontavano i miei zii, i miei nonni, barzellette comunque crude, però sempre con quel risvolto comico, cioè proprio di magari appunto le barzellette dei funerali, sai, di queste cose, mi fanno pensare appunto a questa cosa, che nel sud Italia, certo, probabilmente, vabbè, magari anche nel nord Italia, non so, però è una cosa che contraddistingue. Abbiamo avuto bisogno molto più di senso dell'umorismo, diciamo. Sì, per sopravvivere. Secondo voi a Milano nell'ascensore non disegnano quelle cose? No. Magari sì, ma da noi fanno più ridere. Okay. Teniamo meglio. Allora, una delle mie scene cult di quest'anno è Lino Musella che disegna qualcosa su uno specchio in ascensore. A me. Quanto è importante riuscire a scherzare anche nella tragedia? Tantissimo, tantissimo, perché ti dà, diciamo, la misura di dove si è, no? E che bisogna andare avanti, e per cui quella è una scena veramente significativa del film. Oltretutto è una scena, una delle più toccanti, diciamo, per quanto ho potuto capire. E poi quanto è importante fare quelle scene con degli attori bravissimi, cioè Lino Musella quanto è bravo. Molto, molto, tutti bravissimi in questo film. Un'altra scena bellissima è quella delle pile, vengono, sì, lanciate delle pile da una finestra, ecco. Come si fa a non soltanto a raccogliere quelle pile, ma anche proprio a lanciarle, come fa il tuo personaggio? Perché è una cosa importante, magari non tutti hanno la generosità di fare un gesto del genere, di passare le proprie pile a qualcun altro. Come si fa? Beh, io me lo sono immaginato che lei capisce che lui sta andando a inseguire i suoi sogni e gli dà l'unica cosa che ha, cioè non ha nulla, lei è spogliata di qualsiasi cosa, e pensa che il telecomando, che il suo contatto con il mondo esterno, decide di darla a lui, gli dà le pile per dire adesso puoi andare, anche tu hai le tue pile, no? Per cambiare il tuo programma, la tua visuale. Mm-hmm.